ragazzi, ebbene sì, no, mi è arrivato gli occhiali perché sennò iniziate a dire come, oh mio Dio, apri gli occhiali. Ebbene sì, è arrivato il momento. Ragazzi, sono molto curiosa perché non so come si fa, perché l'ho fatto una volta 2 anni fa e mi sono completamente dimenticata. Ma sì, sono molto curiosa ed è arrivato il momento di far sposare una giovane fantastica coppia, che non è quella che stiamo vedendo di Favi J e Lorenzo, fortunatamente, ma è quella di mia figlia Dorothy con Tudor, o come lo conoscete voi, Klaus. Allora ragazzi, 2 episodi fa abbiamo fatto fichi fichi, però aspettate, non il fichi fichi normale, il fichi fichi per avere un figlio. E quindi in questo episodio scopriremo se Dorothy è rimasta incinta e quindi Papa Vegas, Stepney e Surrey saranno zii, e Dorothy e Tudor mamma e papà, e Sasha nonno. Cosa ho appena detto? Sasha nonno? Oh mio Dio, come passa il tempo! Come Sasha nonno? E vabbè, deve ancora diventare papà nella vita vera, e chissà se mai succederà. Io spero tanto di sì, ma non assicuro assolutamente nulla. Siamo pronti per iniziare? Se sto caricamento iniziasse, nel frattempo vi racconto una barzelletta. Allora, vi racconto la barzelletta. Sasha vuole diventare papà. Era una barzelletta, però almeno è partito il gioco. Allora, eccoci qui. Casa Surreal Power è una buona casa. Abbiamo sempre papà vestito da hot dog, perché ragazzi sappiamo che a papà piacciono gli hot dog, gli piace sempre essere ben farcito a papà. E abbiamo uno Stefanino ispirato, perché mi sa che ha guardato le stelle, esatto, adesso è diventato felice perché ha guardato le stelle con Chloe. Abbiamo Surrey nudo, stavolta non sul comodino ma sul cesso. Abbiamo Tudor a disagio. Ah, oh, no, scusate, mi sono presa male. Tudor che sta preparando la cena, e la mia piccola bambina, no, ascolta, l'avete già messa a fare la donna delle pulizie? Ascoltate, ecco, che schifo. Ma è marcio, Dorothy, cambialo. Pulisci, riparalo. No, no, Dorothy, tu sei tutto fare. Quando eri piccola in Africa ti hanno insegnato tutto. È vero, i ragazzini sanno fare, i ragazzini africani sanno fare un po' di tutto. Chissà quando andrò lì quanto sarà bello. Vediamo Dorothy come sarà bravissima a riparare il gabinetto con le mosche. Tu potresti anche andare a dare una mano a Dorothy, non so, potresti andare qua e, non so, pulirlo, ecco. Mentre Dorothy lo ripara, tu finisci di mangiare dopo e vai a aiutare la tua donna fidanzata per ora, anche perché vorrei fare un test di gravidanza, quindi dovrei avere il gabinetto funzionante. Papà ha finito di preparare il gelato. Papà, ma fai schifo, come hai finito di preparare il gelato al pistacchio? Ti sei anche preso un bel cono che solo tu sai come fa a stare così. Ma non è un problema, ma mi sa che Dorothy ha qualche problemino. Oh, ce l'ha fatta. E ora Tudor, vai a pulirlo. Allora Tudor è felice per il fidanzamento ufficiale e si rifiuta di andare a pulire il cesso. Ah, perché giustamente Giusa ha preparato la macchina dei popcorn. Vabbè Dorothy, fallo tu, abbiamo già capito. Chi è che sta dormendo? Surrey, Surrey, oh mio Dio, Surrey, questo è il tuo letto. Surrey, questo è il tuo letto. Quello. Allora, scendiamo di sotto, andiamo al bagno. Vediamo se ora è pulito. No, farà ancora schifo. Ah, questo funziona. Oh, ok, ma era quello di sopra allora. Sono io con dei problemi? Vediamo. Era il bagno. Ah, ok, niente, è il bagno di sopra. Tudor, ti ho detto di andare a pulire il cesso. Pulisci il cesso. Perché cancelli l'azione? Usa lo sciacquone, pulisci il cesso, muoviti. Era andato a dormire, certo. Dobbiamo sistemare anche sta casetta. Che carini. Tudor, 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 bravo, che la tua donna deve venire a fare... Chi è che ha lasciato l'immondizia qui? Ah, dopo Tudor butta via anche l'immondizia, bravo, tira lo sciacquone e poi pulisci. Con la spugna, bravo, tira via anche le mosche, usa l'insetticida. E già che ci sei asciughi anche, quindi pulisci il cesso, butti via i componenti, anzi butti via i componenti dopo. Prima asciughi e poi butti via. Quanto ci metti, Tudor? Cioè stai lavando un gabinetto, non è che stai facendo le nozze. Le nozze tra poco. Sono un po' così perché ragazzi, se per caso Dorothy fosse incinta, ci sarebbe il matrimonio da fare col pancione, quindi trovo sia una roba bellissima. E bravo, ora pulisci, pulisci. Da dove è comparso quello spazzolone per asciugare? Non lo so e non lo voglio neanche sapere. Pulisci, 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 ora butta via. Ed è il momento di scoprire la verità. Però voglio che Tudor sia qui quando Dorothy farà il test di gravidanza. Quindi andiamo, fai jogging fino a qui. Brava Dorothy, visto che devi
tenerti in forma, perché magari avrai un figlio e devi fare jogging fino a lì. Qualcuno ti ha detto che puoi mangiare i popcorn? Dorothy. Vabbè, se fai poco, cioè mangia i popcorn facendo jogging va anche bene. Ragazzi, vorrei un rullo di tamburi. Non sto sentendo il rullo di tamburi. Ecco, ora lo sto sentendo. E appena arriva Tudor, con calma, Dorothy, è il momento. Vai, fai il test di gravidanza. Io metto le mani davanti agli occhi, voglio solo sentire il rumore. Se fa purubù. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ho sentito il rumore che mi piace! Si mangia per due. Congratulazioni, Dorothy è in dolce attesa. Oh sì, sì. Oh sì, sì. Offre una rosa, pianifica l'evento, condividi la grande notizia. Oh mio Dio, sarai presto papà, Tudy. È felice. Oh mio Dio, scappa in Messico. No, Tudor, quello è Sasha. Le rane. Ma no, intende che c'ho un girino nella pancia. Zacco, non essere geloso, è Tudor. Allora, Dorothy è felice per emozionata per il figlio, immagino anche Tudor. Tudor è estasiato, in estasi per la grande notizia. E a Dorothy, cioè, guardate come... pum, spunta la pancia. Allora adesso dobbiamo pianificare il nostro... oh, ho acquisito un'immagine, va bene. Pianificare il nostro evento nuziale. Quindi Tudor va in bagno, quindi usa e ricevi il massaggio, sì, come i ciaci giapponesi, quelli che ti fanno fare la roba lì sotto. E adesso però pianifichiamo l'evento nuziale, appena questo signorino si decide a fare la pipì. È una pratica che si esegue in Giappone. Prima bisogna tirare il cesso per assicurarsi che è pulito. Vabbè, Dorothy, allora, fuggi immediatamente con Tudor o... pianifica l'evento nuziale. Io direi... ah, nuziale. Io ho sempre detto nuziale, non so perché. Pianifica l'evento col tuo amoruccio, perché tra un po' diventerete marito e moglie. Oh sì, sì, sono troppo forte. Adorati. Sempre felice per l'arredamento bello, per il fidanzamento ufficiale, per la grande notizia. Eccolo qui. Evento a obiettivi. Stavolta ce la farò a fare un obiettivo. Gli occhiali, sabri, gli occhiali. Aspettate, sono lerci, ci ho messo sulle dita. Premi della sfida: i premi per livello d'oro comprendono un nuovo elettrodomestico da cucina. Wow, che culo. Vado in modalità costruisce e me lo metto. Le nozze non definiscono il matrimonio, ma possono sicuramente farlo iniziare nel modo giusto. Quindi, ok. Sim sposa o sposo, richiesti 2, non si può cambiare. Clicca per invitare un sim, richiesti 2. Limite massimo 15. No, dobbiamo fare una cosa molto bella. Stefanino, Surri, papà, Andre, Sasha, Chloe, Kevin, Sabrina, Gianluca, Brent, no. Ma Solfi? No, non possiamo invitare Favi J. Dai, vabbè, Favi J e Pietro rimarranno a casa. E Brent però in realtà è mio amico, quindi lo posso invitare. Sofi, ma amore, scusami, non mi stavo dimenticando di te, è che lì sotto. E allora, questi sono gli invitati. Mettiamo anche un fornitore di catering. Ma non mi sono invitata, scusate. Che mi sono invitata. Vabbè, potrei fare anche il catering volendo, no, ma non mi interessa. E assumiamo un fornitore di catering, un mixologo ed anche un musicista. Ragazzi, sono un po' così, un po' felice, un po' emozionata. Andiamo avanti e scegliamo dove fare il matrimonio. Allora, dove potremmo fare il matrimonio? Al museo? Un altro museo? Al parco? Boh. No, qua è dove faccio i compleanni. Ecco, Bocciolo di Magnolia è già molto carino. Questo mi sembra al bar, no? Bocciolo di Magnolia. Ok, devo sistemare un pochino, ragazzi. Chissà come sarà Dorothy con l'abito da sposa. Poi lei scura di pelle, abito bianco. Sarà una meraviglia. Alcuni consigli per eventi di successo. I mixologi hanno bisogno di un bar. Gli intrattenitori hanno bisogno di un pianoforte. Quindi bar, pianoforte e frigorifero. Bancone, banco da forno. Allora, facciamo così. Fantastico che Stefano deve andare in bagno. Andrei in modalità costruisci, subito come prima cosa. Dobbiamo mettergli le cosine. Allora, prima di tutto l'arco, lo potrei mettere qua. Spostiamo il gioco dei bambini qua. Non sapevo potessi fare questa cosa, ma va bene. Questo lo spostiamo più in qua. Perché qui, anzi il matrimonio potremmo farlo qui in mezzo. Cosa dite? Tipo, fammi pensare. No, ecco, qua la piazza del matrimonio. Cos'è questo? Ecco, qui in mezzo, guardate che figo. Qui è dove ci sposeremo. Ok, quindi qui ci mettiamo. Quello, dove sono? Dov'è il mio pannello notifiche? I mixologi hanno bisogno di un bar, quindi andiamo nel bar. Sala da pranzo, bar. Facciamo una cosa molto carina. Un bar così, ci piace. Poi gli mettiamo anche degli sgabelli davanti, giusto perché se la gente vuole stare lì, gli mettiamo gli sgabelli. 1, 2, 3, 4. Possono sedersi così? Vabbè.
per essere sicura ne mettiamo soltanto due, uno qui e uno qui. Poi, allora, meno male, l'iniziatore ha bisogno di un pianoforte, mettiamogli anche il pianoforte, pianoforte, gli mettiamo quello più figo che c'è e glielo mettiamo che carino sotto all'albero, però lui che suona da così. Però gli vorrei mettere un tappeto sotto per rendere le cose ancora più gradevoli, quei tappeti che piacciono a me, raga. Qua possiamo mettere, qua possiamo mettere quello grande, ecco, con anche l'albero, ci sta, perfetto, di questo rosa spontaneo. Poi qui metterei, andrei un attimino fuori all'esterno e vorrei mettere dei mattoncini quadrati, ecco, tipo come se fosse un po' i San Pietrini. Ok, mi piace. Poi allora, qua poi ci vorrei mettere, che ne so, dei lampioni, perché metti che viene a, non so, di notte, illuminazione da giardino, abbiamo quelli enormi grossi, uno qua e uno qua, abbiamo l'illuminazione. Poi pianoforte, i fornitori di catering hanno bisogno di un frigorifero, praticamente hanno bisogno di una cucina, quindi la cucina io potrei, spostiamo questo più in qua, perché chi non costruisce queste cose qua nel parco, ma dai, ma ci mancherebbe. La cucina la costruirà Sabrina partendo dal frigorifero, ovviamente quello più super lusso che c'è. Poi gli serve il frigorifero, il forno, quindi elettrodomestici, però per fare il forno, lo appoggio qua e poi c'è un frigo dentro. Questa è una lavatrice, lavastoviglie. Il forno, raga, c'è solo cottura al forno, fabbrica di cupcake, elettrodomestici, c'è solo il forno a microonde. Vabbè, va bene lo stesso, chi se ne frega. Allora, cucina. Vorrei una cucina molto carina da parco. La tipica cucina da parco è palesemente no, questa è quella da casa. Da parco, scusate, ma è questa. Metterei una qua, poi ci infilerei questo qui dentro, così risparmiamo lo spazio, perché, cioè, quelli del catering poi dovranno anche lavare. Poi duplichiamo questo qua, non mettiamolo al contrario, Sabri. Ok, poi questo lo spostiamo qua. Per ora abbiamo un po' di cucina. Adesso gli mettiamo un tavolo, che non si sa mai che può sempre servire. Glielo mettiamo qua. Che schifo di tavolo. Uno un po' più carino, con quello dei mates. Ok. Poi, ma un colore un po' più da parco. Mettiamo il piano cottura chiaro. Dio, ok, non capivo. Era perché c'era la lavastoviglie di mezzo. Allora, il piano cottura chiaro. Così, così, perfetto. Così cadranno le foglie sopra. No, mi sa che ho sbagliato qualcosa. Questo abbiamo deciso che rimane così. Poi andiamo nel forno. Forno a microonde, lo appoggiamo qui. Che schifo giallo. Ovviamente lo vogliamo rosa perché a Doro ti piace il rosa. Quindi, frigorifero, bancone e un forno. Bancone... cosa vuol dire bancone? Ah, i banconi, ok, ci sono già. E un forno. Dovremmo essere a posto. Allora, questa è la zona dove dopo il matrimonio si andrà a festeggiare. Possiamo chiudere la bacheca delle notifiche. E adesso direi che è il momento di arrivare. Ai, no. Matrimonio nuziale. Vediamo se c'è qualcosa. Volevo l'arco. Avete presente l'arco? Arco. Eccolo qua, l'ho trovato. Aspettate. Arco. Nuziale formale tra rose e fior nasce l'amor, diavolini non si può ammettere. E allora sapete cosa faccio? Posso mettere delle piante. Forse posso fare questa cosa che ho fatto prima, magari mettergli tipo una specie di piastrellato, un qualcosa di così, ecco, carino, così mi piace. Poi gli mettiamo le mattonelle di fianco, un po' più grandi, un po' come se fosse lo sterrato. Ok, poi i tavoli da picnic sono abbastanza terribili, quindi questi li spostiamo qua. Con anche i cestini del barbecue. Qua, andate qua. Tavoli, cestini, barbecue. E due. E dov'è il terzo? E ci siamo. Qui allora io metterei le sedie per gli invitati. Ho anche le panchine. Non lo so, vediamo cosa c'è di carino. Allora, sedie. C'è la poltrona massaggiante. Andiamo qui, nello studio, dove sono le sedie. E mettiamo, gabello solitario, delle sedie nuziali. Queste potrebbero essere. Ok, raga, per me queste sono perfette per un matrimonio. Ops, devo girarle. Non volevo. Allora, rimettiamola. Non rimettiamo, l'ho sbagliato ancora. Ok, seconda fila. Che matrimonio, ragazzi! Che matrimonio! That matrimonio! Ok, direi che è quasi tutto pronto. Cosa ci potrebbe essere? Ci mettiamo per i bimbi, la poltrona per i bimbi. Ci mettiamo l'orsettino qui e un'altra qua, visto che abbiamo due bimbi ancora. Però tu diventi per Sofì il tigrotto. E dovremmo esserci. Allora, ragazzi, non so come si faccia. Ci proviamo. Allora. Prima di tutto mandiamo tutti gli ospiti qui. Vai qui. Bacheca delle notifiche piena. Oddio, sono tutti formali.
Oh mio Dio, che carini! Sono stupendi, raga! Dovrei fare le missioni? Ma arrivano tutti qua, tutti gli invitati, beh, Stefano... No, ma papà, ma come ti ho vestito formale? Che schifo. Sasha, vieni qua. Fai che gli ospiti guardino la cerimonia. Obiettivo principale, sposati. Allora, Klaus, devi andare qua. Dorothy, vai qua. Come si farà a sposarsi? Io non ne ho la minima idea. Surri, siediti. Stefanino, siediti. Klaus, tu non sederti, perché non puoi. E Tudor, ma Tudor! Tudor è il tuo giorno del tuo matrimonio! Perché sei vestito così? Stefanina, dove stai andando? Oh mio Dio, oh mio Dio. Ragazzi, mi viene da piangere, io sono in abito sposa, meraviglioso. Stefano sta andando a fare la pipì e Tudor se ne va. Tudor, Tudor, dove stai andando? Tudor, 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 dove stai andando? Ah, vabbè, stai andando a sentire un po' di musica. Effettivamente tu sei malato di musica. Ragazzi, stanno arrivando tutti, è arrivata anche Sabri. È il momento del matrimonio. Sì, lo so che Tudor è amicone, ma speriamo. Ecco, bravi che arrivano tutti. La mia Sofia è l'unica intelligente che si siede. Tudor, vai qua. Dorothy, vai qua. E siamo pronti al matrimonio. Ra rose fior, nasce l'amor. Surri, ti ho detto che ti devi sedere qua. Anche tu papà, siediti qua. Adesso ci abbiamo... Allora raga, mi sposerò così. Sposati con Tudor. Vediamo cosa succede se arrivano tutti. Dorothy, perché stavo andando a dormire? È un vizio di famiglia, raga. È un vizio di famiglia. Siamo pronti. Oh, non c'è manco un prete. Oh, stanno arrivando gli ospiti. Guardate come ballano. Arrivano tutti, arrivano tutti. Oddio, che bello, che bello. Sono emozionata, guardate Giulio vestito elegante. No, Giulio, papà, ma... Vabbè, scusate, devo godermi tutta la scena. Si abbracciano gli sposi. Che cerimonia splendida. Dorothy sta scambiando le promesse con Tudor. Vuoi tu, Tudor, amarmi e venerarmi come una dea per tutta la vita? Di sì. Certo che lo voglio, baby. Vuoi tu, Dorothy, sposarmi, amarmi, venerarmi per tutta la vita? Certo che lo voglio. E allora vi dichiaro marito e moglie. Può baciare la sposa. Ero un po' in ritardo. Puoi far trasferire insieme i tuoi sim sposati usando il pulsante separa e unisci dalla sezione gestione dell'unità familiare di modifica del quartiere. Ma che figata, io ero sposata col cheat, avrei potuto farlo. Ma intanto questo Tudor, ti sei sposato vestito così? Ok, prendi la prima fetta, raga, ci sono gli obiettivi. Manca, concediti una bevanda e prendi la prima fetta. Allora, sapete che cosa facciamo? Andiamo un attimino qua e prendiamo il frigo portatile e ci mettiamo un frigo portatile qua per prenderci la bevanda. E allora, Dorothy, concediti la prima bevanda. Un bicchiere di succo per brindare. Dopodiché, Stefanino, sei andato in bagno? Puoi preparare la torta? Cucina? No. Raga, la torta. Questo è uno sandwich. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga, la torta. Cucina, in forno. Surri è flirtante, non mi interessa più della torta se Surri è flirtante. Surri, vai da Chloe. No, era Stefanino che va da Chloe. Surri, con chi? Dov'è? Ma, Surri, rimani flirtante. C'è un problema, raga. Allora, mi sto concedendo una bevanda. Anche Tudor si sta concedendo una bevanda. No, Tudor sta dormendo su una panchina. Questo maledetto vizio di famiglia. Mangia il cibo. Ok, allora mandiamo Surri, che è diventato figura se rimanesse flirtante. Prendi una porzione. Poi, Stefanino, tu che sei il mago del cibo, prendi una porzione anche tu. E me ne manca uno. Papà Vegas, prendi anche tu la tua porzione. Raga, questo coso qua non sta preparando la torta. Ho assunto un coso che non sta preparando la torta. Forse Dorothy è capace. Cucina. Non posso preparare la torta. Perché? Perché? In forno, consuma il brunch. Raga, mi viene da piangere. Dorothy, cosa stai facendo? Brava, stai mangiando. Mi manca uno che mangi il... Ciao, Andre! Ciao, Andre! Mi manca qualcuno che... Oddio, Giulio è incinto. Guardate che panza che ha. Perfetto, 4 di 4. C'è un problema ora. Bisogna mangiare la torta. E se nessuno prepara la torta? Questa potrebbe essere una torta, no? Uno yogurt! Cosa diavolo? Perché nessuno sa preparare una torta in casa mia? Assumi un fornitore specifico. Questa, Jasmine Okoya. Veloce, che mi sta finendo il tempo. Veloce. Perché anche papà non sa cucinare la torta. Fai un pasto veloce. Stai arrivando, sì, ma assunto da Stefanino. Cucina.
Niente, speriamo che sappia preparare una torta. O non lo so, chiedi al tipo di preparare una torta. Presentazione amichevole. Dagli gli ordini. Dorothy, daglieli anche tu. Cioè, ma questo potrà non aver preparato una torta il giorno del matrimonio? Ma io non ti pago, non ho capito, scusate. Prendi la prima fetta, dove diavolo è la torta? La torta, non è comparsa una torta da qualche parte? Torta, cosa sta facendo questo? Con chi ce l'ha Giulia allo specchio? Ah no, è felice per il suo pancione. Torta, torta. Adesso che abbiamo fatto amicizia, offri altre scelte, chiedi altre scelte. Non c'è, cucinami una torta. No, raga, che ansia. Papà, offri una rosa, non lo so, fai qualcosa, offrila tu, Dorothy. Racconti, condividi, altre scelte, amichevole. Raga, voglio vincere l'elettrodomestico, aggiorna. Fai un palto, cucina in forno. Sono tristissima, raga. Tudor, tu che sei bravissimo, pranza, insalata, cucina. Provo a mettergli un altro frigorifero. Non lo so, raga. Aspetta, sono in ansia, tanto il gioco è in pausa. Provo a prendere... Non ci sono già le torte, torta. Dipinto, no. Come si fa a cucinare una torta? Allora, facciamo che magari serve un lavello per cucinare la torta. Quindi, ho un'idea. Spostiamo questo. Lo cancelliamo, mettiamolo per terra. Mettiamogli un lavandino, qua. Abbiamo il lavandino e il forno a microonde, l'ho messo. Qua che cosa ci può essere? Mi viene da piangere se non riesco a preparare questa torta. Sarebbe la prima missione che riesco a fare. No, no, non mi sembra niente come una torta. Il forno l'ho messo, raga. Cupcake. Non lo so. Ma è possibile che non ci sia una torta? E c'è il mixologo, beve. Altre scelte. Vi giuro, raga, è traumatica questa cosa. Dov'è una torta? Sì, Stefanino impara a giocare a scacchi, non mi interessa niente. Ma scusami, non ho capito, Tudor. Oh mio Dio, Tudor, io ho assunto lei per far la torta. Tu sei l'uomo e ci stavi provando il giorno del tuo matrimonio. Mi viene da piangere. Veramente, raga, non so cosa dire. Sarebbe stata la prima volta che non so che cos'altro dire. Sono molto triste perché sono riuscita nel mio intento, ma non riesco proprio a preparare la torta. Ma tu vuoi andare a preparare una torta? Non ho capito, qua dormono tutti. Sì, Andrea deve andare in bagno, ma come diavolo ti ho vestito? Dio mio, quanto sono triste. Ero riuscita a preparare le torte. Serve il pranzo. Tramezzino, insalata. Vediamo cos'altro riesco a trovare qui. In forna, grissini, niente. E mi dispiace, allora ragazzi, la mia missione, clicca, mancano 3 ore e 52 su The Sims. È finita la mia missione, ho preso un premio d'argento, dai, almeno quello. Non so veramente come io abbia potuto perdere questa cosa con la torta. Non riesco a guardarti, Giulio, ti giuro che non ti riesco a guardare. Però sono curiosa, ragazzi, secondo voi perché non sono riuscita a creare una torta? Scrivetela nei commenti insieme anche a tutte le altre cose da fare. Immagino che le nozze non si possano replicare, però facciamo così, fai. Salva, pronti? 3, 2, 1, non carica, non sta... Sei! Quindi, salvare abbiamo salvato. Sposi, siamo sposi. Vorrei rinnovare le promesse di matrimonio tra Sabri e Sasha, i due amori amori. Aspetto i vostri commenti, mettete un bel like se mi volete bene. E ci vediamo domani con il prossimo video. Mua! Ciao, cacche.